Ciao pederasta subumano il fustoso, sono rotti il culo e oggi parliamo di Enter the Void del 2009 di Gaspar Noé, tizio venerato del cinema attuale che ha fatto la cagata, che sta su Netflix, ma che tutti guarda caso Manu e Climax, un'altra roba inguardabile con 3 ore di puttane tetaminare debosciate che fanno una squallida audizione in uno squallido rancido e immondo posto che nemmeno quelli dove mi vado a drogare. Tornando a noi e lascando questa monografia, di Gaspar Stronzi è definito dallo stesso regista un melodramma psichedelico. La storia è ambientata a Tokyo, protagonista Oscar, giovane spacciatore appena sbarcato in Giappone, vive in un appartamento con la sorella Linda. Poco dopo aver fumato della DMT, Oscar riceve una telefonata dell'amico Victor, che gli chiede di portargli della droga in un locale chiamato The Void. Enter the Void è stato per molti anni il progetto dei sogni di Noé, ma la sua produzione è stata possibile solo dopo il successo commerciale di Irreversible, la precedente pellicola del regista. Il film è stato prodotto dalla White Book e dalla Fidelity Films, mentre tutti gli effetti visivi digitali sono opera della Buff Compagnie. Nella pellicola infatti c'è un grosso utilizzo di immagini modificate al computer, soprattutto nelle parti dei trip, ispirate dal cinema sperimentale psichedelico e da visioni avute dall'utilizzo di droghe da parte dello stesso regista. Uno dei punti di forza di Enter the Void è sicuramente l'aspetto tecnico innovativo per simulare il fluttuare da una strada all'altra, da un interno ad un esterno di Tokyo da parte del protagonista. È stato fatto un complicato lavoro di riprese eseguito con grosse gru. Una versione provvisoria da circa 163 minuti del film è stata presentata in concorso al Festival di Cannes 2009, ma la post-produzione è comunque proseguita e l'uscita ufficiale nelle sale francesi è avvenuta solo un anno dopo. Una versione più corta del film è uscita anche in Inghilterra e negli USA nel settembre 2010. In Italia invece il film è stato vietato ai minori di 18 anni ed è stato tagliato di quasi mezz'ora rispetto alla versione internazionale. È uscito nelle sale il 9 dicembre 2011, invece Gaspar Noé stile e le sue tecniche vengono spesso associate al movimento New French Extremity, caratterizzato da un uso ridotto della narrazione, una cinematografia generalmente offensiva. Noé rompe spesso la quarta parete rivolgendosi direttamente al pubblico attraverso l'uso della tipografia talvolta stroboscopica, come nei titoli di testa di Enter the Void, che mira a disturbare lo spettatore in modo simile ai metodi tipografici praticati da Jean-Luc Godard. Quello del jump cut di quel film in bianco e nero che ti feci vedere.